Una domanda che facciamo a tutti gli ospiti di Opti Magazine: a cosa giocavi da bambino e a cosa giochi oggi? Da bambino, diciamo, il gioco principe, cioè proprio quello che mi ha catturato per tutta l'infanzia, è stato quello armi e soldatini. Io ho dovuto fare il servizio militare perché non ero, come i miei amici, residente a Napoli, ma sono romano di nascita ed ero residente a Roma, quindi non mi sono scampato il servizio militare per via del terremoto. E mi davano per perso, nel senso che mi hanno detto: ma durerai 3-4 giorni, poi ti cacciano, insomma, perché non ho un temperamento a prima vista militare. E invece deve essere proprio risalito questo germe che avevo da bambino, perché ho fatto un anno di militare, ma calato nel ruolo. Faccio uno dei giochi più belli del mondo, perché l'attore è un grande gioco, insomma, come diceva Mastroianni, abbiamo la possibilità di rimanere bambini, di mantenere viva proprio questa parte infantile. Io ti ho ammirato recentemente in Birra e Rivelazioni, un testo di Tony Laudadio. Dividevi il palco con Tony Laudadio in un tot numero di birre, appunto 8 birre. Si manifestavano una serie di rivelazioni e tu eri un birraio umbro, o almeno del centro Italia. Sì. La domanda che molti hanno fatto, visto anche all'uscita dal teatro: erano birre vere? Perché eri lucidissimo alla fine. Non dovremmo svelare un trucco, ovviamente, banale. No, era birra analcolica, insomma. Sono molto contento di aver fatto questa prima uscita insieme a Tony. È un testo che ha scritto l'anno scorso. Lo avevamo presentato come Mise en Espace un paio di volte a Roma, all'Argentina e a Milano, alla Milanesiana, e nel trentennale della Sala Soli, una sala, insomma, gloriosa di Napoli, dove hanno debuttato appunto Martone, Tony Servillo, Mario Martone, Latella, tanti registi importanti. Il primo test col pubblico, devo dire, ci ha molto confortato, insomma. Lo spettacolo fa pensare ed è molto divertente. Hai centrato un dialetto, o almeno una cadenza, no, del centro Italia, ma tu hai vissuto però in Umbria. Sì, diciamo, l'ho scelta ed è una cadenza a cui sono particolarmente affezionato, perché ho vissuto a Narni, un paese in provincia di Terni bellissimo, ma sono affezionato a quell'accento perché è l'accento che abbiamo deciso insieme a Paolo Sorrentino di utilizzare quando, diciamo, abbiamo studiato il personaggio di Antonio Pisapia nell'Uomo in Più, il suo primo film, proprio appunto perché ci serviva caratterizzare il personaggio con una certa ingenuità, far sentire un certo aspetto della provincia. E insomma, quando un attore può attingere ad un'esperienza reale, vissuta. Tra le sfide del 2016 c'è un testo di Valeria Parrella, la nostra, sì. Valeria Parrella, perché è una scrittrice napoletana, ma insomma, al di là che sia napoletana, è una grande scrittrice italiana. Il 20 gennaio debutteremo al Teatro San Ferdinando nella prima stagione del Teatro Nazionale di Napoli, quindi insomma raccogliendo il luogo di Edoardo, il luogo che è destinato, diciamo, in particolare alla lingua napoletana. Questa è un'esperienza che farò soltanto come regista, soltanto tra virgolette, perché insomma, proprio perché non facile, sarà una bella avventura. Ed è una commedia che Valeria ha scritto, si intitola Dalla parte di Zeno, e diciamo che il soggetto è uno Zeno, diciamo, di sveviana memoria, la cui coscienza però è abitata da un condominio napoletano. Quindi insomma è una commedia anche con un suo sapore assurdo, surreale. Gioco che facciamo con molti dei nostri intervistati: sì. Un SMS o un tweet dei sogni. A chi invieresti un tweet? Personaggio del passato, del presente o del futuro? Perché no? Ci sto lavorando da tempo nelle prove di Dalla parte di Zeno. Manderei un tweet a Italo Svevo: aiutaci, diciamo, a rappresentare questa sfoglia di cipolla che è il nostro cervello. Ecco, questo è un tweet di Renzi, questo qui. Di Andrea Renzi. Di Andrea Renzi. Ecco. No, perché insomma, non vorrei trovarmi con 6-7 milioni di followers. Insomma, no.